Buongiorno a tutti, ci ho preso un po' di gusto a fare vlog, quindi vi porto con me in un'altra giornata insieme. Perché? Perché stasera vado a fare un trattamento viso e per me è una vera e propria coccola perché non me ne concedo una da un po'. Quindi per me è una giornata speciale. Non mi sono truccata, ho chiesto all'estetista se c'era necessità di venire struccata, lo so. Lei tranquillamente mi ha detto: Vale, se sei truccata, io ti strucco, non è un problema. Però, visto che già è alle 6:30 l'appuntamento, non è che io possa fare così tanto tardi. Ecco, quindi se taglio lo step dello struccaggio. È meglio, poi ogni tanto, insomma, mi va anche di stare struccata, anche perché ieri sera ho fatto tardi e quindi adesso continuo a toccarmi il viso, cosa che non si fa mai. Non toccatevi il viso mai, mai, perché le mani sono ricettacolo di germi. Allora, io sto bevendo il caffè, dietro di me il casino. Cioè, mio marito ha una concezione, vi faccio vedere un po' di cose. Mio marito ha una concezione di porta un po' di frutta a casa, un po' strana. Cioè, no, vabbè. E ci fosse qualcosa che mi piace, nel senso che questo tipo di uva a me non piace. Sì, forse le fuci mi piacciono, le mele fuci, i loti non mi piacciono, le mele golden non mi piacciono. Sì, conosco tutti i nomi delle mele, no, non proprio tutti. E poi vi volevo far vedere un'altra cosa, non vedo l'ora che tutto questo vada via. Perché noi ci siamo dimenticati di una cosa fondamentale. Ah, ho cambiato il filtro. Vi faccio vedere i Dyson, i filtri compatibili che sono arrivati. È una confezione da due, così. E ha anche la pratica spazzolina, che questa in effetti funge. Ora, non guardate il disastro, perché stanno ancora facendo dei lavori. Questo è il filtro. Lo vedete? Allora, è bianco perché ho aspirato della polvere in terra perché sono venuti gli elettricisti. Che era stato però rimesso, diciamo, a nuovo da mio marito. E invece questo è il filtro nuovo, non c'è paragone, cioè il Dyson sembra nuovo, nuovo. E poi dovremmo parlare di un'altra cosa, se riesco. Cioè, io ho fatto un po' di cambi qui. Cioè, e quindi noi dovremmo parlare di detersivi. È un po' che non parliamo di detersivi, è una vita. Allora, ho messo, vi faccio vedere, aspettate. Ho messo l'asciugatrice e la lavatrice e poi ho fatto queste cose in cartongesso che adesso sono nel delirio, che verranno chiuse. Verranno chiuse, mi sta venendo la nausea a stare qui dentro al buio così e ad agitarmi con questo coso. Sì, poi è tutto normale che ci siano dei pennelli in cucina ad asciugare. Ieri sera abbiamo fatto tardi. Se avete visto le foto su Instagram, abbiamo fatto la serata hamburger perché mio marito non c'era. Se non avete visto anche il video precedente a questo, e devo finire il caffè. La casa è da pulire totalmente, ma deve ancora venire il pittore. Bisogna fare ancora degli altri lavori. Non so quando arriveranno le porte, non so quando arriveranno gli infissi, non so quando arriverà la cucina. Non so niente, niente, si vive alla giornata. Avete presente quelle persone che dicono: guarda, quando fai ristrutturi casa è un delirio, vero? Litighi sempre con tuo marito? No, ha deciso tutto lui. No, non è vero. Nel senso, io ho deciso la cucina, l'ho decisa io. Lui ha chiesto solo un paio di cose, perché dice che lui la domenica cucina lui. Lui ha deciso le tipo, neanche, perché ho deciso io, gli infissi, le porte, queste robe qui. Ah, non vi ho detto, non lo so se l'ho detto, abbiamo comprato il letto nuovo. Dopo 13 anni di matrimonio, non le doghe e
il materasso perché quelli sono nuovi dell'anno scorso, ne abbiamo preso un altro e è splendido comprare i mobili dopo tanti anni che tu ci vivi dentro e quindi hai le tue abitudini da sposata con i figli e tutte le altre cose. Io avevo preso un letto bellissimo, secondo me, imbottito. Con la testiera imbottito mi piaceva tantissimo, ma uno non era sfoderabile, quindi il delirio per pulirlo. E adesso l'ho preso sfoderabile, antimacchia, antiacaro, antibatterico. L'unica cosa, dopo 2 ore e più che eravamo a scegliere cose in questo negozio, seduti tranquillamente col caffè e tutto il resto. Ci ha dato, vabbè, adesso scegliete il colore del rivestimento. Non il solo il colore, ci ha dato le tabelle con i tessuti anche. Cioè, mio marito mi ha detto: scegli quello che vuoi. Poi lui voleva un color ruggine molto bello, però gli ho ricordato i pensili color prugna, quindi abbiamo scelto un beige che comunque sta bene con il puff che ho, il tappeto e l'armadio, perché l'armadio non l'abbiamo cambiato perché non ce n'era esigenza, si è mantenuto benissimo. Però continuavo a tornarci su, fino a quando poi mi sono detta: un altro rivestimento lo posso sempre comprare. Quindi il problema non si pone. Io sono le 8 e 5, me ne vado al lavoro, le bambine sono andate a scuola e ci sentiamo durante la giornata quando posso, perché anche oggi sarà una bella giornatina friccicarella, però per fortuna non c'è danza oggi, quindi dovrebbe essere un po' tutto più tranquillo. Ieri sera che abbiamo fatto? È la serata hamburger, le bambine sono rimaste contentissime. Io ho fatto proprio il classico hamburger pure col cheddar e la salsa McDonald's. Mamma grazie, anche la Coca-Cola, senza zuccheri e senza caffeina, però anche la Coca-Cola. Dette altissime, ci vediamo dopo. Io lo so che sembra che non mi sono proprio mossa, ma sono andata al lavoro, siamo in pausa pranzo. Sì, è tutto come prima, non vi preoccupate, io adesso mi riposo un attimo. Le mie figlie mi hanno chiesto, vi faccio vedere. Se le trovo, ovviamente. Le trovo? Arrivo! Allora, le mie figlie mi hanno chiesto le stelline in brodo. Ero convinta, ho avuto un attimo di panico. Oddio, non ce le ho! No, ce le ho, ce le ho, ce le ho. 6 minuti di cottura e hai voglia, ce n'è. Brodo di dado, ovviamente, perché io a quest'ora non mi metto. No, non è tardissimo, è l'una, quasi l'una meno un quarto, però loro escono alle 2. Io avrei fatto anche i capellini. Devo trovare una ricetta carina con i capellini. No, io mi sto, per me mi sto riscaldando Sono stata troppo davanti allo schermo. Ribollita, la zuppa che mi sono fatta l'altro ieri. Insomma, io faccio dei pentoloni enormi, poi alla fine me la sbologno sempre io comunque. E mi riposo un attimo prima che vengano loro, vedo di fare anche due cose in casa. Io faccio questo spezzone di vlog perché devo dire una cosa. Sto ricevendo sotto al video di ieri, che non so. Per voi è ieri, per me non lo so quando caricherò questo vlog, suppongo domani. Dei commenti meravigliosi, veramente meravigliosi. Tutti quanti dicono: oh, che bella community che ho! No, io ce l'ho veramente la community, anche perché è molto affezionata da tantissimi anni. Vedo cose strane in casa mia, quindi poltergeist, non so. Quindi sono veramente estasiata, estasiata. Non riesco ad avere delle parole abbastanza di ringraziamento per una cosa così, perché veramente è bello.
sentirsi trattate così, ecco. E vado, ho fame veramente, però insomma, tanto per fortuna era già pronta, la devo solo scaldare. E questo è quanto, sto morendo di freddo, quindi la zuppa fa proprio al caso mio, nonostante fuori ci sia un sole terribile, ma dove lavoro io fa freddo, ma non è solo per questo, è che ieri c'erano 24 gradi, anche le 24 e mezzo. Stamattina ce n'erano 13. Ho le mani, cioè adesso sto bene, ho le mani e i piedi completamente ghiacciati. Vado. Però è carino anche per. Stella, sto facendo il video, non ti far vedere. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Allora, io sono tornata a casa adesso ed è tardissimo, però per fortuna che il signor Gianni ci porta la pizza, anche perché qualcuno, puoi prenderlo, qualcuno ha lasciato la cucina in disordine. Vi volevo solo far vedere il trattamento che ho fatto. Stella, ti si vede comunque? Sì? Tanto gioca al tablet. Come guys YouTube? Sì, sei famosa, sì, credici. Sì, sono famosissima, mamma. Mi conoscono dagli Appennini alle Ande. Sì, c'è gente che si strazza le vesti di dosso quando vede i miei video. Bello. Poi devo guardare il film. Metti le cuffie. Ah, ok. E vi volevo far vedere il trattamento. È stato molto rilassante, mi è piaciuto tanto. Ho comprato anche il contorno occhi che ha usato. Allora, mi ha fatto i complimenti perché non dimostro la pelle di una quasi 45enne. Mi ha fatto l'esfoliazione, mi ha fatto un bellissimo massaggio e un bellissimo massaggio antirughe. Sono leggermente rosa, ma perché io soffro anche un po' di ruberosa, poi riattivando la circolazione. È così. Mi ha chiesto se mi fosse piaciuto, le ho detto sì e mi ha detto: guarda, da te lo apprezzo ancora di più perché so quanto sei appassionata. Attacco, ho comprato il contorno occhi. No, il contorno occhi l'ho preso perché il siero che sto usando mi piace, però lei ha notato, mi ha detto: Vale, è tornato in produzione della Bioniche questo siero, questa crema abbastanza ricca antirughe e antiborse che puoi usare anche nel contorno labbra. Quindi ho detto, visto che ha un buon prezzo perché veniva sui 25 e Bioniche comunque è una certezza per quanto riguarda la tollerabilità di certi prodotti sul mio viso, ho deciso che la volevo prendere assolutamente, quindi l'ho presa, così posso alternare questa un po' più ricca la sera quando faccio skincare e la mattina metto il siero che si assorbe più velocemente. Lei mi ha fatto un massaggio, ragazzi, non si rende conto dal vivo. Sono completa, cioè quando mi sono tirata su dal lettino, che è durato abbastanza il trattamento perché tra pulizia e massaggio è durato 40 minuti. Come si dice, avevo la pelle di un neonato, cioè ero tutta piallata. Adesso ovviamente poi capelli, sono rientrata adesso a casa, quindi sono anche di fretta. Io mi cambio, mi metto in moto, risistemo un po' sta casa e bevo un bicchiere d'acqua e devo ancora andare in bagno. Vabbè, spero che vi sia piaciuto questo vlog. Se vi è piaciuto, attivate la campanella, mettete mi piace, influenza, ma che influenza? Manco me stessa influenzo. No, io me stessa mi so influenzare da sola proprio benissimo. E ci vediamo al prossimo video. Moscerino. Ciao, moscerino.